Non tutti sanno che l'8 marzo è nato nel 1917 in Russia, dove quel giorno una grande manifestazione fu organizzata dalle donne del partito bolscevico per rivendicare i propri diritti e per porre fine alla guerra. Il 14 giugno 1921 la seconda conferenza internazionale delle donne comuniste fissò poi, proprio all'8 marzo, in ricordo di quella manifestazione, la giornata internazionale dell'operaia. In Italia l'8 marzo fu adottato nel 1925 grazie al Partito Comunista d'Italia, che festeggiava la ricorrenza la domenica più vicina proprio all'8. Gioia se dolce arcigna dura, un cuore grande che non ha paura. All'Abaro da 5 anni ricordiamo l'8 marzo, regalando libri e non le classiche mimose a tutte le donne. Anche quest'anno è stato un successo. Buona giornata internazionale della donna a tutte. Giovane e fiera donna operaia, sei impegnata sindacalmente dove le donne sono.